di nuovo qua nel mio piccolo studio qui di casa mia con la mia strumentazione. C'è anche un bellissimo basso, questo è stato il mio secondo basso che ho cominciato anche come bassista prima di dedicarmi professionalmente al pianoforte. La chitarra è una grande passione. E adesso praticamente continuiamo a spiegare un po' i passi caratteristici della sequenza di Papito Alala, grande maestro portoricano, purtroppo scomparso nel 2000, anche se ha lasciato una grande impronta, una grande eredità che in qualche maniera cerchiamo di mantenere viva. Un altro passo caratteristico della sua sequenza si chiama Crusado al Frente, che è una variante del Crusado al Lado. Così come succede nel Crusado al Lado, anche lì abbiamo un passaggio dal 2 al tempo forte all'1. Ma mentre prima avevamo questo movimento un po' molleggiato che andava di lato in lato, nel Crusado al Frente invece c'è proprio un accento, uno spostamento di corpo che lo facciamo frontale. Quindi dal basico con impulso carico e qui cado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'uscita è come il crusado al lato, ovvero sempre con tallone, sgambetto, spalle e torno. Quindi, come vedete, al di là del fatto che questo lo facciamo frontale, non lo facciamo di lato, la cosa interessante è proprio questo movimento qui, vedi? Come se io volessi prendere qualche cosa, lo tiro con il gomito, e nel frattempo c'è questo piegamento del corpo da un lato all'altro. Vedete, nel crusado al lato c'era più un molleggio, ma senza questo, diciamo, dondolamento del corpo. Quindi, eseguiamolo un attimino, sempre accompagnandoci con del congas immaginario. Cugum pac, cugum pac, cugum pac, cugum pac. Parto, carico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e pa, cu, 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 pa, pa, cu, cu, pa, e lo rifaccio, crusando al frente, un, ta, ta, un, ta, ta, un, ta, ta. Un pam pa, 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 un pa, cucù, pa, cucù, pa. Con la base, crusado al frente, carico. 1, 2, 3, 4.